Adesso andiamo a vedere come preparare una buonissima frittata con un sistema differente. Ciò che ci servirà sono solo delle uova, farina e sale. Poi se preferite potete aggiungere anche qualche altra cosa a questa frittata. Io ho utilizzato della pancetta e dei funghi. Voi potete anche utilizzare qualsiasi altra cosa. Soprattutto da ricordare, la farina potete utilizzare qualsiasi tipo di farina, basta che non sia farina di mais. Adesso andiamo a vedere come preparare il tutto. Prendiamo le uova e andiamola a versare dentro un contenitore abbastanza alto. Io qua ho utilizzato 8 uova perché siamo in 4. Mettiamo un po' di sale, ovviamente io ho messo un cucchiaino perché sono 8 uova, poi un cucchiaino di farina per ogni uovo, quindi 8 uova, 8 cucchiaini di farina. Andiamo a mescolare per bene finché non si amalgama tutto. A questo punto, se volete aggiungere qualcosa, o lo mettete adesso oppure lo potete fare anche quando sta sul fuoco. Poi aggiungiamo dell'olio in padella in modo che la frittata non va ad attaccarsi sulla superficie. Riscaldiamo ben bene la padella. Andiamo ad aggiungere il composto. Lasciamo cuocere ben bene. Dopo un po' di tempo giriamo. Io avendo questa pentola che si può ruotare, ho fatto prima. Poi effettuiamo un taglio a più, a croce, sulla frittata in modo che il vapore possa circolare bene e cuocersi a puntino. A questo punto la frittata è fatta, quindi potete vedere anche voi come è venuta. E non ve la posso far assaggiare, ma vi dico che è venuta davvero buona. A voi una buona giornata e ci rivediamo la prossima volta.